Salve gente, sono Larus, eccomi qui su Crusaders Kings 2, nella nostra dinastia, la nostra serie che ci porta da Crusaders Kings 2 fino a Europa Universalis. Crusaders Kings 2 difficilissimo, e siamo in guerra attualmente contro il duca di Brunswick, sta rivendicando un territorio da qualche parte. Ah, è finita la guerra. Casus belli non più valido. Comunque io sono sempre alleato con la mia sorella. Cioè mia figlia, non sorella. Ricapitolando un attimo. Noi siamo la duchessa Tandrulfa di Savoia. Abbiamo 57 anni. Abbiamo fatto un buon regno. Un ottimo regno, anzi. E abbiamo 5 figli, tra cui una è una kaiserina. E l'altro doveva essere l'erede del Sacro Romano Impero. Però nostro figlio prediletto, Pera, tra poco diventerà il nuovo duca di Savoia. Ormai siamo arrivati più o meno alla fine della vita di Tandrulfa, purtroppo. Quindi non è che dobbiamo farci tante illusioni, prima o poi morirà. Speriamo che la... Ah... Deplorevole duchessa Tandrulfa, la vostra famiglia viltà non ha senso. È soggetto preferito di ogni farsa del teatro greco. Questa è una formale dichiarazione di guerra. Le nostre armate si incontreranno sul campo di battaglia. Azzazzazz, ho paura. Ok, Melisende è diventata maggiorenne e noi dobbiamo chiamare il Sacro Romano Impero. A proposito, devo anche chiamare te. Ti invio un dono e poi dopo ti chiamo Kaiser Andreas e io ti chiamo di nuovo. Dai, vediamo, dai, entra dalla nostra parte. Sì, il Sacro Romano Imperatore è entrato dalla nostra parte. Quante truppe! No, la Francia no. Beh, adesso stiamo qui a osservare. Io non muovo un soldato. Sto qui fermo, non mi muovo. Aspetto che il Sacro Romano Impero faccia tutto quanto. Tanto, produco tanti soldi. Ovviamente qui vorranno poi dopo assediare, ma molto probabilmente il Sacro Romano Impero ci penserà lui a distruggere tutti quanti. Speriamo che non ci siano guerre intestine del Sacro Romano Impero, perché sennò siamo un po' nella merda. I Tengristi si stanno ribellando da qualche parte. Oltretutto devo proseguire con i miei proseliti. In giro. Devo proselitizzare. Come si dice? Prosetilizzare. In giro. Cioè, ci sono un po' di eresie. Non voglio avere troppi problemi. Stanno facendo una mega armata. Una mega festona. Questo qua è l'Austria. C'è il Ducato d'Austria. Guardate. Wow. Il primo nucleo del Ducato d'Austria. L'Austria mi pare che sia formata da Ducato di Austria e Stiria. Però non sono sicuro come poi dopo l'Austria è diventata così. Ha inglobato la Stiria. Non mi ricordo. Una parte che di storia non ho mai capito un granché bene. Oltretutto non è che la fanno tanto studiare perché è un casino, però mi pare con matrimoni diplomatici attraverso eredità. Più o meno l'Austria crea tutto il suo dominio attraverso matrimoni diplomatici, probabile, non lo so. Se c'è qualcuno che lo sa, lo dica. È sempre un piacere. Sto guardando un po' la mappa. Certo che è proprio incasinatissima come mappa. Guardate i Timuridi. Madonnina. Hanno già preso un territorio qui. C'è ancora Tamerlano. Sì, ha 41 anni. Sta benissimo. Quante mogli secondarie c'ha? Lui è della sciita. Invece che sunnita. Non so che cosa cambi tra i sunniti e i sciiti. Forse non lo so. Anzi, non lo so proprio. Non tiro nemmeno a indovinare. Però qualcosa cambiava, mi pare. Ci muoviamo però. Stanno qui ad aspettare. Tanto mi serve un nuovo intendente.
Larus, Conte di Monferrato. Ricerchiamo tecnologie economiche a Ginevra. Qua ci muoviamo ad arrivare. Tanto muoviamo al massimo. Dove sta andando il Sacro Romano Impero? Oh no. È morto i sei figli del mio marito. Aspetta, non è una buona cosa. Se... Perché è entrata la Francia? Boh, non importa, la Francia è debole. Però perché mio marito è morto di sifilide? Non è normale che mio marito muoia di sifilide. Vabbè, sposiamoci di nuovo. Matrimonio matrilineare col principe di Danimarca. Quanti anni ha? Cioè, poverino, si deve sposare con una vecchietta. 4 anni e già sposato con una vecchietta. No, dai, vediamo un po' chi c'è. Dai, sì, con principe di Danimarca. Se viviamo abbastanza possiamo anche sposarcela. Magari facciamo anche qualche nuovo figlio. Se sentite dei rumori è la mia sedia, che fa un po' di casini. Ah! Sacro Romano Impero, ci muoviamo? La faccio io fare una cosa. Forse è meglio che inizio già a prendere i miei uomini. Via. Così con tutte le leve che abbiamo. La lancia vuole un matrimonio. Battaglia di Silos. Boh, persa. Sacro Romano Impero con chi è in guerra? Con... l'Aquitania anche. Però mi serve il tuo aiuto adesso, eh? Non mi abbandonare. Difendiamo Vienna. Oh, tutti. Sacro Romano Impero, ci muoviamo? Ah, oh, sì, Old Gods è sempre la solita cosa. Il solito evento buggato che esce. Ora c'è un po' di proseliti in giro. Alaro si vuole sposare con qualcuna. Troverò qualcuno di soddisfacente. Sì, bla bla bla. Oh, stop, stop, stop. Vediamo un attimo. La duchessa di York. Oh, ma lì un'altra principessa del Sacro Romano Impero, ma un anno. La duchessa di York. Una contessa di Treviso? Sì, la contessa di Treviso. Sì. Qui stanno combattendo, si stanno facendo il culo a vicenda. Ok, questi qua sono sempre contro di me che sono entrati dalla parte del nemico. Oh, sì, stanno andando in Spagna, bravi. Ah sì, la Jihad, va bene. Tu vuoi sposare Melisende Brancazzo con... sì, va bene. Ovviamente non darà nessuna alleanza militare questo matrimonio, però a me non dà problemi. Guardate la principessa, sembra una strafatta. Principessa di Danimarca, Esther. Dolce tentazione, più fertilità. Ah, boh. C'è un aggettivo per le donne così. Lasciamo stare. Ok. Andate a combattere e liberare Burgos. Bravi. Guardate che bravi che sono. Ok,
Bene. Ah sì, hanno aumentato l'opinione di Colt Giroux di Piemonte. Ah sì, dovrei anche fabbricare le vendicazioni sul titolo della Lombardia prima o poi. Oh, aspetta, sono sbucati qui dei tizi. No, no, abbiamo perso. Aspetta che stanno arrivando alleati. No. No, 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 no. Da dove sbucano sti qui? No. Oh, no, 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 no. La merda. Dai, ce la facciamo. Abbiamo perso qualche battaglia, ma non la guerra. Ci sono pure i sacro romani imperiali. Sei sicuro che non sei un eretico? Tu chi sei? Sì, sono sicuro che tu non sei un eretico, va bene. Ah sì, tutto bene. Qua hanno perso. Sacro romani imperiali sono un po' disorganizzati. Tu vuoi sposare Melisende? Sì. Con chi sei tu? Va bene. Sposatevi. Qui ci sono un po' di battaglie in giro. Ok, andate a liberare però il Barrashin. Potete farlo, dai. Non è un problema. Se lo fate vinciamo la guerra alla fine. Cioè possiamo fare una pace bianca, che così prendiamo un po' di bonus per il prestigio. Dai, ci muoviamo. Dio mio, ma l'IA qua a volte nei movimenti fa un po' schifo. Perché si sta muovendo avanti e indietro? Guardate, da Burgos... Ah, ecco, si sono uniti, aspetta. No. No, sì, sì, aspetta. Ma deciditi, mio Dio. Per piacere, deciditi. Dai, stai combattendo una guerra per me. Se potessi prendere il controllo di queste armate. Se solo potessi. Dai, su. Ci sono 25.000 uomini lì. Avanti con la rivendicazione. No, ma sono riusciti a perdere. Perché muovevano le unità avanti e indietro. Ah, il mio genero voleva uccidere un... non so chi. Però a me non importa. Oh sì, qui hanno vinto. Spero che sia così, aumentate le leve. Bene. Benissimo. Ora radoniamo i nostri uomini, diamo anche noi una mano, effettivamente è troppo facile criticare. Però è ancora più facile non fare nulla, quindi muoviamoci. Andiamo qui. Oh, qua mi stanno assediando. Qui di Navarra. Aspetta, torniamo indietro. No. È morta Tandrulfa. Adesso c'è Pera. Così sia. No, mi dispiace. So far rivendicare la Savoia e rivendicare Forclolieu da Napoli. Dopo magari la posso anche rivendicare. No, ma è dispiaciuto, è morta così. Com'è morta? Morte naturale. Ha fatto un buon regno Tandrulfa. Lunga vita la duchessa. No, com'era già che si doveva dire? È morto il re, lunga vita al re, qualcosa del genere. Morta la duchessa, lunga vita al duca.
sì, tu sei un migliore maestro delle spie. Effettivamente sì. È che sia così, un nuovo maestro delle spie. C'è un miglior cappellano di corte. Sì che ce ne sono. Sono proseliti in giro. Sì, ci sono tizi in generale migliori adesso, non so perché. Nominiamo noi tizi migliori. Ok. Questa guerra qua sta durando un po' troppo, magari perché il Sacro Romano Impero si sta mandando le unità in giro a muzzo. Magari. Non so, è una mia impressione. Dai, vi attacchiamo. Ho visto qualcosa, però non ho letto. C'è una pace bianca, Tizio Caio Sempronio. Non ti va? Allora andiamo in Monferrato, ammazziamo quelli di Navarra, i tizi. Ok, abbiamo imprigionato un tizio. Benissimo. Conte di Savoia e Conte di Forcalquier. Posso far rivendicare dei territori? Regnante scomunicato? Vediamo un po'. Magari più tardi. Se vogliamo. Attualmente sono già in una guerra a Napoli, credo che sia anche abbastanza potente. Per vedere quante unità ha Napoli. Eh sì, 17.000, 1.000 in più di me. Assolutamente no. Assolutamente no. Però bisogna. Ah sì, i promessi possono sposare. Tu e tu, sì, va bene. Ok, l'atrimonio è venuto con successo. Allora andiamo qui a combattere. Spero che sia così. Aumentate le leve. Si è uccisi. Qui altri tizi. Non so chi sia questo tizio qui, però. Navarra, credo. Pier Brancazzo e Melisande de Savoie hanno avuto un figlio che l'hanno chiamato Pera. Pera, che carini. L'hanno chiamato come me. Ah, Amalia è incinta. Ah, io ho figli. Ah sì, ho Pierre, un altro figlio. Ah, sono già nonno. Teoria. Devo anche nominare poi un erede, magari. Che devo anche fare un'ambizione. Direi di avere una figlia. Andiamo qui a fare un assedio. Che marcisca, dai. L'Irlanda, però, in Aquitania non si può vedere. Poi qua l'Inghilterra che ha preso questi territori. Un po' un casino, eh. Grande guerra sacra per l'Ungheria. Orda d'oro incazzata. L'Irlanda è un po' incasinata attualmente. Comunque dai che ce la facciamo togliere l'assedio qui. Ha un nuovo figlio. Lo chiamerò non Pierre, ma lo chiamerò. Non so come. Che non mi avevate. Mi avevate. Avevate chiesto. Posso provare a Ferdinando. Bel nome. Piace, è un nome regale. Poi da Contea di Savoia ci sta. Ferdinando Brancazzo, Pera Brancazzo. Che bei nomi però. Piacciono. Dominio è troppo vasto già. Devo poi dopo
Dovrei fare qualcosa. Qua ci sono delle rivolte nel territorio dello Stato della Chiesa, oltretutto, perché è Avignone questa. Ah no, è il Regno di Napoli. Lo stiamo liberando i territori occupati. Molto bene. Possiamo anche lanciare un attacco direttamente, direi. Pace. Pace bianca, va benissimo. Sono contento. Boom, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo spuntata. Possiamo far valere due rivendicazioni deboli al principe di Aquitania per rivendicare Santiago, che tu chi sei? Che sei un vassallo di un mio vassallo, cioè sei un mio valvassino in teoria. Quindi Aquitania, Santiago dov'è? Qui. Sono ancora alleato col Sacro Romano Impero? In teoria sì, però credo di no. No, non sono più alleato del Sacro Romano Impero. Quindi non abbiamo il culo coperto. Non è una buona cosa. Ignora. Non è assolutamente una buona cosa. No. No, 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 no. Dobbiamo farci alleato di nuovo. Oh, no. No, 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 no. Dobbiamo trovarci un alleato nuovo. Pera effettivamente non ha legami. Dovevo... ha la sorellastra, in teoria. Che oltretutto... devo mettere magari Conte Larus come erede. Però è gobbo. Ha già un figlio, Julien. Una figlia. Figli senza terre, Pierre. Io ti do il titolo terriero di Burgos. Ora mi serve allora un nuovo capellano di corte. Ti metto te. Tu sei Nicolas di Losanna. Bene. Sì. Stanno convertendo, bravo. Qua ci sono di noi sunniti. Qua i tengristi. C'è anche la chiesa tengrista a qualche parte, dovrebbe essere questa. Sì, la chiesa tengrista che occupa questo territorio qui. Che il capo della chiesa tengrista, che è un sommo sacerdote, è Ogodei. Guarda che bello. È tipo, ehi, io sono il capo della religione, di fare ciò che dico. Velocità in forza leva è più 50%. Molto bene. Aumentiamo i fanti pesanti. E facciamo nuove cose, tipo... un torrione qui. E qua facciamo una lizza da giostra. Oh... una lizza da giostra, sì, a Pavia, Pavia. Qui facciamo delle fortificazioni, no, non mi va. Anzi, risparmiamo un po' di soldi. Chiami in guerra contro il re Pellegrino. Sì, ci sto. Va bene. Io ovviamente non mi muovo, non faccio nulla. Una guerra di scomunica. Sì, io entro in guerra, ma in teoria non sto facendo nulla. Non voglio fare nulla, assolutamente. Anche se in teoria volevo prendermi Forcalieu. Però vedo un po' come fare con Forcalieu. Vediamo un po'. Mio cortigiano Ermensinda sta cercando di convertirmi alla sua eresia. Chiedi di abbandonare l'infame eresia con la diplomazia, dai. Beh, ci ho provato, non ce l'ha fatta. Sei un fraticello? A me non piacciono i fraticelli, ti posso imprigionare? Esigi conversione religiosa, dai. Convertiti. Brava, ti sei convertita.
Alla fine gli ho chiesto, tipo, immagino quella diplomazia. Ehi, perché tu devi capire che la parola di Gesù è importante. Gesù ci deve la vita, noi siamo... Gesù è il nostro salvatore. Lei dice, ma no, non credo alla fine. Crociata per la Grecia? Eusvult. Sì, facciamo parte della crociata alla Grecia. Sì, proviamo a fare sta crociata per la Grecia. Ci proviamo. Facciamo queste cazzate. Intanto, in teoria, chi fa aumenta più il war score durante queste crociate qui prende tutto il territorio greco. Cioè la Grecia, per dire, il regno della Grecia è questo. Se riesco a vincere, prendo tutto questo. Buona cosa, no? Sempre se la vinciamo. Che è entrato l'ordine teutonico. Beh, l'ordine teutonico c'è sempre. E comunque poi immagino lì sta tizia qui che diceva: vabbè, no, non mi convinci, non ha senso il tuo discorso. Poi arrivo io, dico: dai, converti. Ok, vabbè, mi hai convinto. Facile convincere su Crusader Kings, dai, molto facile. Nomina un successore, già devo nominare un successore. Metto. Il conte di Treviso, mio fratellastro. Andiamo qui e combattiamo. Incrociata. Guarda lì le truppe papali. Vabbè, abbiamo vinto lì la guerra di scomunica. Adesso che siamo incrociata. Ah sì, abbiamo ottenuto il tratto crociato in teoria. Che è un tratto molto buono, aumenta la marzialità. Duca Pera, il crociato. Che bello. Oltretutto sono anche già in guerra civile. Noi dobbiamo prendere più territori possibili. E chi è? Contro l'Aquitania. Sì, io non farò parte della guerra, entro, però non farò nulla. Dai, riusciamo a prendere Durazzo. E intanto andiamo contro questi tizi. Dai, Tessalonica. Via, via, no, Durazzo. No, andiamo qui. Via. Non lo so che cos'è, believe that one. Ah, vuole far parte di una fazione. Obbligo il vassallo, dai. Ok. Bene, mettiamo le forze, dividiamo le forze in due. Alcuni li lascerò qui e gli altri li lascerò qui. Da assediare, aspetta. Ecco così. Anzi no, mandiamo questi uomini qua. Questa regione qui che combattiamo contro i Canati, i mongoli. Ebbene, abbiamo vinto. Molto bello. Sì, prendiamo un diplomatico che arriva. Bene. Vediamo chi sta dando più contributo. È l'ordine teutonico, mi sa che lo prenderà l'ordine teutonico. Vabbè,
Vabbè, noi siamo al secondo posto per quelli che danno più contributo. Sì, sono d'accordo con la borghesia. Va bene. La potenza delle crociate, che bello. Quindi vuoi sposare il principe di Danimarca? Sì, a me non mi interessa, però fate pure. Andiamo qui. Combattiamo. Molto bene. Ok, torniamo di nuovo qui. Andiamo a assediare. Qua ci facciamo, no? Se diamo ancora un'unità, la troppa metà. Qui ce la facciamo. Sì, ce la facciamo anche qui. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, ok, abbiamo vinto. Ed è tutto ordine e tutto tonico. Che bello. Però abbiamo partecipato alla crociata e ci ha dato un po' di cose. Però che strano vedere l'ordine teutonico anche lì. Cioè, dovrebbe essere un altro ordine, tipo l'ordine greco o qualcosa del genere. Sì, sì, abbiamo venuto accorto, un nuovo soldato. Però, tipo, immaginate che ripercussioni storiche potrebbe avere una cosa del genere. Tipo in stile quarta crociata, se ci pensate. Perché ovviamente obbligherà queste zone qui a convertirsi alla religione cattolica. Forse è un tentativo tipo in stile, avete presente la quarta crociata, dopo alla fine che è stato istituito l'impero latino con Michele Cerurario o qualcosa del genere. No, no, non con Michele Cerurario, ero uno dei dinastia, non mi ricordo, una dinastia molto debole comunque, che era cattolico. E tipo potrebbe avere lo stesso impatto, solo che se ci pensate può avere un impatto molto più importante, perché è un ordine. E oltretutto qui togliamo dal dominio dei mongoli. Tanto qua i timuridi stanno spaccando troppo. Ferdinando Brancazzo devo educare. Lo faccio educare da Sancho. Sancho, tu sei di cultura castigliana? No, non mi ricordo. Facciamo cultura franca. Molto bene. Molto, molto bene. Beh, gente, direi che per questa puntata è tutto. Votate, commentate. Ci sentiremo alla prossima, gente. Dal resto tutto. Ciao!